Mediaset. Sì, buon pomeriggio Giorginio. Ciao. Aspettate da 2 anni quella musichetta al San Paolo, domani arriva e immagino tutto il gruppo è molto carico per la sfida con il Benfica. Sì, tutto il gruppo, credo tutto l'ambiente, la società, tutti quanti. Aspettavamo questo momento e siamo pronti. Venite dalla vittoria di Kiev e quindi primi nel girone. È una gara dove è ipotizzabile anche gestire il risultato, non è nelle vostre corde e avete voglia di continuare a stupire? Credo che dobbiamo fare il nostro gioco, dobbiamo giocare per vincere come abbiamo sempre fatto, la mentalità che ci ha dato il mister, quindi non dobbiamo gestire niente, dobbiamo entrare in campo per vincere e poi vedremo quello che succederà. Rai. Buon pomeriggio. Ciao. A proposito di gioco, si può dire che il gioco che si pratica in Europa, in Champions League, può essere per certi versi più adatto, anche facilitare le manovre di gioco del Napoli, perché magari è più difficile trovare squadre che fanno solo controgioco, soprattutto su te, perché molto spesso sei marcato a uomo, a centrocampo. Sì, può essere, speriamo, credo che le partite in Europa siano più aperte e quindi venga fuori anche una bella partita di ritmi alti, di bel gioco, divertente anche per chi la guardi. Mi dici quale può essere il traguardo, l'obiettivo del Napoli in questa Champions League, al di là di quella che è la partita di domani? Pensiamo alla partita di domani, non ci dobbiamo mettere traguardi, credo che dobbiamo entrare per fare bene domani e poi pensare alla prossima partita, ma una alla volta. Il Mattino. Buon pomeriggio Giorginio, sono qui. Non ti vedo. Ciao. Eccomi qua. Il Benfica, squadra portoghese con notoriamente grandi palleggiatori a centrocampo, quindi sarà un bel duello là in mezzo per te e per i tuoi compagni, magari sarà proprio lì che si vincerà la partita. Credo che il Benfica sia una grande squadra, sicuramente sarà una partita molto difficile, una squadra abituata a giocare in Europa, che stanno facendo molto bene anche fuori casa da mesi e quindi credo sarà una bella partita, vedremo quello che succederà. Radio Kiss Kiss. Ciao. Partita che può essere, può essere decisiva, alla luce soprattutto del fatto che il Benfica la prima in casa non l'ha vinta, quindi può dare una spinta importante in classifica, anche se poi le giornate saranno 6. C'è in voi l'idea di provare ad anticipare tutto in Champions con queste 2 partite interne consecutive per poi avere più spazio per il campionato? Ma credo che l'idea che abbiamo non è guardare il Benfica, quello che fa lui, credo che dobbiamo guardare quello che dobbiamo fare noi, perché se entriamo in campo per vincere le partite non dobbiamo guardare gli altri, quindi dobbiamo pensare alle cose che dobbiamo fare e a vincere le partite, che è la cosa più importante per noi. Quanto è bello per un giocatore giocare una partita così, perché poi il Benfica ha sempre un fascino particolare, no? Per tutti quelli che amano il calcio, giocare contro il Benfica è sempre un'emozione particolare. Quindi per un calciatore è un approccio diverso da un punto di vista mentale, oppure a un certo livello di professionismo tutte le partite sono uguali, si può dire questa cosa? Tutte le partite non sono uguali sicuramente, però da lì capisci la differenza di mentalità di una squadra all'altra. Se riesci a avere la mentalità di entrare in campo per vincere sempre, certamente ci sono delle emozioni, delle motivazioni in più in certe partite, ma devi entrare sempre per vincere ogni partita, che sia un'amichevole o che sia una partita di Champions League. Corriere dello Sport. Sono qua. Ciao. Cos'è cambiato nell'ultimo anno nella tua vita? Credo che ho giocato un po' di più. No, va bene. Da quando è arrivato il mister, da quando abbiamo iniziato a giocare in questa maniera, credo si siano aperte molte porte e molta visibilità, non solo per me ma come per tutta la squadra. Credo che abbiamo imparato a giocare in una maniera, diciamo, diversa, anche più bella e divertente, perché sento che quando giochiamo a calcio ci divertiamo, non è una cosa che andiamo solo a giocare, credo che sia pure divertente per chi gioca. Ha detto Juric che il Napoli col Manchester City fa il calcio più bello d'Europa. Può essere, se è una sua opinione, può essere.
Ci sono altre domande per... Allora, Pianeta Napoli. Microfono qui, guarda. Seconda fila centrale. Ciao, Pianeta, buongiorno. Ciao. Ti volevo chiedere se, tra virgolette, sei spaventato che nel tuo ruolo Marek ti possa fare concorrenza. Credo che Marek sia un campione e credo che Marek possa giocare davanti alla difesa, mezzala, trequartista, ovunque, perché le potenzialità che ha calcistiche è impressionante. E poi deciderà il mister chi va a giocare. Il Roma. Ciao Giorgio. Ciao. Da fuori c'è la sensazione che senza Higuain questa squadra si è ricompattata ancora di più, no? C'è in voi la voglia di dimostrare agli altri che non era Higuain a vincere da solo, ma era tutto il Napoli. È una sensazione sbagliata quella che si vede da fuori o è vera e si vive nello spogliatoio? No, ma sinceramente noi non pensiamo a Higuain, noi pensiamo a noi stessi e cerchiamo di migliorare. Se ci fosse stato lui credo che saremmo migliorati comunque, credo che questo sia solo il risultato di quello che abbiamo fatto tutto l'anno scorso e di quello che stiamo crescendo ancora quest'anno e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Teleclub Italia. Ciao Giorgino. Ciao. Una domanda sul Benfica, anche perché insomma se c'è qualcosa da temere, soprattutto anche perché tu lavorerai lì nel centrocampo, e soprattutto invece a te personalmente, Zielinski da un lato, si spera di vedere anche altri compagni, insomma Allan e Hamsik li conosci bene. Adesso stai cominciando a conoscere anche quelli che lavorano nuovi con te e saranno vicino a te, si spera, anche in altre partite. Come ti stai integrando con loro e come li vedi i nuovi acquisti? Sono sicuramente ottimi acquisti, giocatori forti già, anche di prospettiva, e credo che si stiano ambientando bene, anche perché siamo un gruppo che lavora bene, li facciamo integrare subito anche nella mentalità di gioco e tutto quello che dobbiamo fare, cerchiamo di metterli il più veloce possibile al loro agio. Il Benfica sta facendo cose straordinarie, se non mi sbaglio sono 9 mesi che non perdono fuori casa, quindi sicuramente è una squadra da temere e rispettare tanto, però noi siamo tranquilli e andiamo a fare una partita molto difficile, siamo pronti, credo che abbiamo lavorato bene per questo giorno. Napoli Magazine. Giorgio, spaventa l'eccessivo utilizzo, qualcuno dice che sei stanco, che rispondi? No, poi sempre decide il mister, chi far giocare, vede lui negli allenamenti chi è pronto o meno. Io sono sempre a disposizione, cerco di farmi trovare sempre pronto. E poi deciderà sempre il mister chi fa giocare o meno. No, sto bene. Ci sono altre domande per Giorginio? Napoli Online, l'ultima. Salve Giorginio. Ciao. Le volevo chiedere, quest'anno è arrivato tra i nuovi acquisti di Diawara, un ragazzo che l'anno scorso hai affrontato 2 volte sia al Dall'Ara che al San Paolo. Ora che insomma ce l'hai come tuo compagno di squadra, quanti margini di crescita può avere questo ragazzo e se insomma può essere pronto, se non per domani, in futuro con la maglia azzurra? Ma un ragazzo del 97 che ha giocato titolare tutta una stagione col Bologna in Serie A, credo che sia un ragazzo sicuramente di tanta prospettiva, è giovane, deve imparare tanto come dobbiamo imparare tutti noi e la questione di essere pronto, questo deve decidere sempre il mister come ho detto prima. E quindi lui sta allenando bene, è un ragazzo che si allena molto, tutti i giorni si allena bene. E quindi credo che si farà trovare pronto quando sarà chiamato in causa. Ringraziamo Giorginio e continuiamo con il mister. Grazie. Ok, ciao ciao.